Siamo andati prima di tutto alla zona dedicata all'emergenza urgenza. Anche io personalmente ho con piacere potuto constatare i lavori che sono stati fatti, una nuova sala d'attesa, il raddoppio delle postazioni dedicate appunto all'emergenza urgenza da 2 a 4 e quindi sicuramente interventi importanti, significativi, così come le nuove cucine. Ma non ci siamo fermati lì, siamo andati a incontrare gli operatori del reparto di medicina, che è sicuramente un servizio molto importante. Mi è parso di capire una soddisfazione per l'attività di riattivazione cardiorespiratoria che viene svolta qua a San Marcello e che è unica per tutta la provincia, e ovviamente alcune questioni da affrontare anche per quello che riguarda il personale. Così come positiva è stata per me vedere di persona la zona dedicata al day service con gli ambulatori e apprendere che ci sono appunto specialisti che chiedono l'attivazione loro stessi di ambulatori specialistici a San Marcello. Ovviamente non abbiamo raccolto solo positività, ma anche temi e questioni da affrontare, anche per quello che riguarda il tema dei CUP e dei servizi amministrativi, una serie di spunti utili. Una visita importante, utile, soprattutto per capire gli elementi di innovazione introdotti che sicuramente migliorano dal punto di vista della capacità operativa del presidio ospedaliero di San Marcello, la capacità di intervento degli operatori dell'ASL, ma anche, come diceva giustamente Marco Nicolai, un'occasione altrettanto utile per mettere a fuoco le necessità. In un contesto complesso come quello che abbiamo intorno a noi, che è quello di una riorganizzazione importante che ancora deve andare completamente a regime, che vede nei prossimi mesi il nostro impegno finalizzato a introdurre nel nuovo piano sanitario regionale gli elementi di rafforzamento e di garanzia per i presidi ospedalieri montani, in un cammino che vuole introdurre una serie di concetti che sono sostanzialmente legati all'idea che gli ospedali di montagna vivono se sono fortemente incardinati nell'area vasta, e in questo incardinamento forte spuntare gli elementi di garanzia altrettanto importanti, anzi forse più importanti, in termini di consolidamento dei presidi finalizzati al pronto soccorso. Quindi una occasione utile, un'occasione importante che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane intanto per presidiare con forza il costituendo nuovo piano sanitario regionale e per declinare un minuto dopo nella collaborazione con il Consiglio Comunale tutto e con le associazioni del territorio un progetto che all'interno di quei cardini sappia delineare un'identità più precisa e più solida per il presidio di San Marcello. Sono circa 700.000 euro i lavori che sono stati effettuati in questo anno di fatto dall'azienda sanitaria con la realizzazione dell'elisoccorso e poi con l'intervento sull'area emergenza urgenza al presidio di San Marcello, e oltre ovviamente a lavori anche di riqualificazione dal punto di vista strutturale del presidio stesso. Non ci fermiamo qua, lo diceva Luca, la discussione che riguarda San Marcello va situata all'interno di una riflessione più ampia sul modello di sanità sulle zone montane. Sicuramente penso però che l'incontro di stamani, il confronto con gli operatori, sia stato utile per affrontare tutta una serie di questioni, di miglioramenti che possiamo ancora porre in essere, e penso che su questi ci misureremo facendolo appunto, non facendo annunci, ma come abbiamo fatto in passato, parlando con le azioni e con le realizzazioni.